Buon pomeriggio, ciao Dario, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, con te parliamo dello sport in generale e del ciclismo in particolare, perché questa inevitabilmente per voi ciclisti professionisti sarà una stagione un po' differente rispetto alle altre, perché c'è stato un po' lo stop di tutto. Ecco, come la stai vivendo? Ma per me in modo abbastanza tranquillo, per fortuna, sai, per noi che viviamo tanto tempo fuori da casa. Questo è un momento per approfittare, per vivere quello che non viviamo mai, ovvero la quotidianità in casa, che sembra strano dirlo, ma per noi è tanto. Però è vero che è un anno, una stagione molto particolare, molto difficile, specialmente per le squadre, per gli sponsor, e questo si tradurrà in una difficoltà ancora più grande per il prossimo anno, perché comunque le ditte che saranno in difficoltà in questo momento si vedranno poi anche nel prossimo, si rifletterà nei rinnovi dei contratti degli sponsor, ecco. Tu sei in Svizzera, Dario, e quindi non molto distante dalla Lombardia, che è davvero il punto più dove c'è l'emergenza e c'è la maggiore criticità. Però immagino, siccome hai anche la famiglia qui da noi in Abruzzo, immagino che tu ti stia anche informando su come vanno le cose qui da noi. Sì, certo, infatti proprio quando era arrivata la notizia che la Tirrenia Adriatica era stata annullata, io avevo in programma di fare un salto giù, perché sarei rimasto dopo la Tirreno. Non avendo la Tirreno sarei venuto per trascorrere quella settimana, ma poi con il rischio della situazione che stava arrivando abbiamo preferito di rimanere noi qui a casa, di lasciare i miei genitori tranquilli e con meno contatti possibili con altre persone, ma comunque so che, vabbè, a parte i contagi che sono arrivati in Abruzzo, un contagio è arrivato anche nel mio paese, Miglianico, ma so che comunque anche i miei concittadini si sono attrezzati in una maniera incredibile, hanno dimostrato una coralità nell'intervenire in questa situazione davvero bellissima, perché diverse persone del paese si sono adoperate per creare delle mascherine fatte in casa, con l'aiuto del sindaco che ha coordinato un po' tutta la situazione. Addirittura anche mia madre stessa si è adoperata come sarta per cucire queste mascherine, e quindi si è visto un abbraccio enorme da parte di tutti gli abitanti del paese. Notizia di poco fa, Dario, insomma, si stanno studiando anche le date per una ripresa dell'attività ciclistica e del calendario internazionale. Ne ha parlato sia l'USIAI che il presidente Di Rocco. 1 luglio, 15 luglio o 1 agosto, questo potrebbe far slittare il Giro d'Italia in autunno, si potrebbe riprendere con il Tour de France, e tutta la preparazione poi andrebbe rivista. Ma la preparazione è già stata rivista, perché in questo momento tutti quanti hanno, tra virgolette, bloccato quello che stavano facendo per le gare che sarebbero dovute essere in questo momento. Si sta ripartendo da zero, come si fa praticamente nella preparazione invernale da novembre, con dei lavori in palestra, con dei lavori di forza, per poi arrivare in progressione agli appuntamenti. Quindi è già la preparazione è stata rimodificata da zero. E il problema sarà calcolare questi tempi a una data di un appuntamento, quindi è l'incertezza che abbiamo. Io Quale sarebbe sinceramente, congruo almeno secondo te? Quale sarebbe un tempo congruo dal momento in cui un atleta comincia davvero a riprepararsi per poi essere in forma per le prime gare della stagione? per la condizione dalla quale ripartiamo adesso, ovvero non da zero, ma abbiamo calato i ritmi e con il quale poi abbiamo modo di ripartire in modo più accelerato, se così possiamo dire, cioè siamo già in uno step più avanti rispetto a quando iniziamo a novembre. Diciamo che con un mese e mezzo si riesce a fare una programmazione per arrivare giusti a un appuntamento, circa 6-7 settimane si riesce ad arrivare molto bene ad un appuntamento se si lavora nel modo giusto. Però comunque l'incertezza c'è comunque, perché come hai detto,
l'appuntamento può essere a luglio come può essere ad agosto, quindi c'è un gran range di tempo che è ancora da valutare. Peraltro si potrebbe andare verso uno slittamento del finale di stagione fino a fine novembre. A quel punto le temperature cominciano ad essere anche un po' problematiche per i ciclisti. Andiamo verso l'inverno, ecco, questo renderebbe ancora più complicato chiuderla la stagione, al netto del fatto che per molti la fortuna è che le Olimpiadi sono state rinviate, però il problema rimane sempre. Ma sì, per il problema del freddo, diciamo che di solito le ultime gare sono un po' un problema, tra virgolette, quando fa il brutto tempo, perché comunque si arriva a una stagione molto lunga, molto faticosa, e fare una gara a tappe con del brutto tempo diventa molto molto pesante. E è anche vero che le corse che non si stanno facendo in questo momento ci fanno risparmiare un bel po' di freddo di inizio stagione, perché comunque a febbraio sappiamo bene che ci sono delle gare, cioè basta guardare inizio febbraio, la Parigi-Nizza, che è sempre una gara risaputa dove si prende tantissimo freddo, le classiche in Belgio, quindi quello che ci siamo risparmiati adesso, se ce lo dovessimo ritrovare a novembre, lo accoglieremo volentieri, perché comunque quella parte di stagione che si andrà a fare, che si spera di poter recuperare, sarà molto molto concentrata, quindi gli appuntamenti più importanti saranno inseriti tutti in quei mesi, quindi probabilmente da agosto a novembre saranno dei mesi fatti in apnea dove ogni occasione non può essere sprecata e quindi che ci sia freddo, sole o neve. Non farà la differenza, lo faremo sia per noi stessi perché vogliamo correre, ma sia per il ciclismo in generale perché ha bisogno di riprendere l'attività per poter ritornare alla normalità e ridare indietro agli sponsor l'immagine per i quali loro hanno investito credendo in uno sport come il nostro. Due considerazioni rapidissime. Che ne pensi di un Giro d'Italia fatto in autunno? E poi si è parlato molto della possibilità che ci possa essere un ciclismo a porte chiuse. Per un ciclista immagino che sia davvero l'antitesi del suo sport. Sì, sia da quel punto di vista, perché comunque il pubblico è parte integrante di questo sport, ma anche perché un ciclismo a porte chiuse non è come una partita di calcio dove ci sono 22 persone in campo. Sappiamo bene che un gruppo di 200 corridori che sono a contatto con direttori sportivi, massaggiatori, si parla di un'agglomerazione di persone enorme, comunque difficilissima da controllare, quindi non so come possono provare a controllare questo sistema, perché bisognerebbe controllare tutte le persone che sarebbero involucrate nella corsa, dal direttore sportivo, al massaggiatore, al meccanico, ai corridori, tutti quanti quelli che saranno presenti, fare una serie di tamponi per avere la certezza che arriveranno lì non contagiati, e cioè comunque non c'è la garanzia. Io credo sia un numero di persone davvero enorme da poter controllare. Si è parlato anche se ne è parlato già nel calcio, adesso l'argomento è arrivato anche nel ciclismo, il taglio degli stipendi. I ciclisti hanno chiesto chiarezza, ci sarà una commissione che stilerà una relazione. I ciclisti hanno detto: vogliamo capire bene le modalità con cui evidentemente verranno commisurati questi risparmi e questi tagli negli stipendi. Ma sì, chiaro, perché comunque, come abbiamo detto, la stagione non è finita, cioè nel senso non sono state fatte delle gare, ma si spera di poterle recuperare più tardi. Si sta pensando appunto di fare il giro a ottobre, di finire la stagione a fine novembre, quindi comunque sarà una stagione più concentrata se si riuscirà a fare, ma ci sarà. I corridori comunque in questo momento non sono in vacanza, stanno comunque cercando di mantenere la preparazione per essere prontissimi nelle corse che ci saranno, quindi bisognerà un po' valutare. È anche vero che ci troviamo in una situazione di emergenza globale dove tutti hanno avuto una perdita in qualche senso. Io infatti sono anche preoccupato per chi ha una piccola impresa che
che deve sempre fare salti mortali per far quadrare i conti in una situazione del genere, salto mortale può essere fatale facendo uno scivolone di questo tipo. E quindi da quel punto di vista a nessuno fa piacere che venga ritoccato o tagliato lo stipendio, però è una situazione talmente generale dove bisogna un po' mettersi l'anima in pace. Se dovesse essere presa questa decisione, pazienza, cioè comunque si stringono i denti, tra virgolette, specialmente per alcuni corridori che magari già sanno che non avranno un contratto il prossimo anno o che faranno difficoltà ad avere un contratto, per le piccole squadre e per corridori che davvero fanno fatica. È una situazione molto molto complicata e sinceramente ho veramente molto timore per le piccole squadre che hanno degli sponsor che faranno difficoltà in questo periodo. L'ultimissima, Dario, sei a parecchi chilometri di distanza dalla tua regione, però immagino che tu voglia salutare tutti gli abruzzesi. Ma sì, certo, io continuo a rimanere in contatto con tutti gli abruzzesi che conosco ovunque. Ho sentito anche Giulio Ciccone, ho visto che ha fatto una bellissima iniziativa per raccogliere fondi per un respiratore con le sue maglie gialle. Quindi veramente sono vicino a tutti e anche al mio paese, a Miglianico, che appunto. Fin dal primissimo momento è stato subito reattivo per cercare di contenere al massimo questa emergenza. Grazie Dario per essere stato con noi. Grazie a voi.